Ce l'abbiamo fatta, l'ultimo giorno utile è passata in prima lettura, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo per Roma Capitale. Adesso ci saranno 90 giorni per l'approvazione definitiva dopo il passaggio parlamentare, però è molto importante che il primo atto di questo governo sia quello di far passare il decreto legislativo di Roma Capitale, preparato durante il governo Berlusconi, ma che era rimasto bloccato a causa degli atteggiamenti della Lega Nord. Anche oggi leggiamo commenti contro, noi diciamo che questa è la riaffermazione dell'unità nazionale, passa attraverso il riconoscimento di Roma Capitale. Il decreto è uscito dal Consiglio dei Ministri come lo volevamo noi e come l'abbiamo proposto, quindi da questo come era stato concordato in qualche modo agli uffici, quindi non c'è stata nessuna tensione, nessuna modifica richiesta.